there seems to be no system as taken for granted and misunderstood as the monetary system. Taking on nearly religious proportions, the established monetary institution exists as one of the most unquestioned forms of faith there is. How money is created, the policies by which it is governed, and how it truly affects society are unregistered interests of the great majority of the population. Fino agli inizi del secolo scorso, la maggioranza delle grandi economie adottava lo standard aureo. I biglietti in circolazione corrispondevano di fatto a una quota delle riserve in oro del paese. In teoria era possibile chiedere alla banca centrale di cambiare una banconota con il suo controvalore in oro. Spettava quindi alle banche centrali detenere riserve auree sufficienti per garantire la moneta in circolazione. Oggi invece il valore della moneta dipende dal suo potere d'acquisto, ossia dalla quantità di beni che permette di acquistare. Quindi la funzione di una moderna banca centrale consiste soprattutto nel mantenere un adeguato equilibrio tra la quantità di moneta in circolazione e il valore dei beni che essa permette di acquistare. In questo modo è possibile salvaguardare il valore della moneta. Data l'estrema complessità dei moderni sistemi economici, la BCE, come altre banche centrali, svolge un ampio ventaglio di attività per garantire che tutto funzioni correttamente. La BCE definisce e conduce la politica monetaria dell'area dell'euro, decide le emissioni di banconote, effettua operazioni sul mercato dei cambi, comprando e vendendo valuta quando lo ritiene opportuno, detiene e gestisce le riserve in valuta estera. La BCE contribuisce anche a garantire un'adeguata solidità e affidabilità degli enti creditizi e a tutelare la stabilità del sistema finanziario nel suo insieme. Inoltre, assicura il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento in tutta l'area dell'euro, in modo da consentire un'esecuzione rapida ed efficace delle operazioni interbancarie. La BCE svolge tali funzioni in stretta collaborazione con le banche centrali dei paesi dell'area dell'euro. Insieme alla BCE, esse compongono l'eurosistema. Sono quattro banchieri di quattro banche che stampano moneta e la prestano. Stampano soldi e prestano. Stampano e prestano. Noi non riusciamo più a percepire cos'è la verità. Non sappiamo se una medicina ci fa bene o male, se una notizia è vera o falsa. Non sappiamo cos'è un debito e non sappiamo più cos'è un credito. È vero? Ci parlano che abbiamo 2,5 milioni di miliardi di debito? Se c'è un debitore ci sarà anche un creditore. A chi cazzo li dobbiamo sti soldi? Scusa. A chi dobbiamo 2,5 milioni di miliardi che mi rompono i coglioni da 10 anni? Con sto 2,5 milioni di miliardi? A noi? Allora me li devo da solo, non voglio più un cazzo, siamo pari, ma fa culo. Cos'è? Va bene? Questo qua è Tittmeier. Tittmeier ha già nominato e ha già a stipendio con i nostri soldi Duisberger, direttore della Banca Centrale Europea Francoforte, quella che deciderà se casa tua potrà valere qualcosa, se tuo figlio potrà fare l'università, se tu ti potrai far crescere i capelli. Lo dirà uno nominato da questo Wüster andato a male, Tittmeier. I soldi che abbiamo in tasca non sono altro che pezzi di carta e di metallo, ma dal momento in cui una moneta gode della fiducia dei cittadini, il valore intrinseco delle banconote e monete diventa irrilevante. Quel che ne determina il valore è solo la sua accettazione come mezzo di scambio. Eppure, non sempre è stato così. Incoraggiamo enormemente i governi europei alla messa in opera del programma di Lisbona, il programma delle riforme strutturali. Le banche centrali nazionali partecipano al capitale della BCE. Ciascuna detiene una quota in proporzione alla popolazione e al PIL del rispettivo paese. Ma ciò non significa che gli stati membri più grandi abbiano maggiore influenza sulle decisioni della BCE rispetto ai paesi più piccoli. Non è vero! La Banca d'Italia è un SPA privata
La proprietà della Banca d'Italia sono 10 assicurazioni, 10 fondazioni e 10 banche, che sono tutte società per azioni. I proprietari sono sempre gli stessi, non si saprà mai chi sono, ma sono sempre gli stessi, con la sede e i coglioni alle isole Cayman. Stampano soldi dal nulla e ce li prestano. L'indipendenza è un requisito essenziale affinché la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali possano assolvere i compiti stabiliti dal Trattato. Né la BCE, né le banche centrali nazionali, né i membri dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni da qualsiasi altro organismo. Da parte loro, le istituzioni e gli organi dell'Unione Europea e i governi degli Stati membri sono vincolati dal Trattato a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle banche centrali nazionali. Seguire l'evoluzione dell'economia è cosa molto diversa dal cercare di influenzarla. Ma comprendere gli andamenti economici sarebbe inutile senza disporre degli strumenti per esercitare un certo controllo. Le banche centrali sono in contatto quotidiano con le banche commerciali e le altre istituzioni finanziarie e con loro effettuano numerose operazioni. Una banca centrale è di fatto la banca delle banche. Ogni istituto di credito dispone di un conto presso la banca centrale, proprio come un cittadino in una normale banca. I derivati o swap si chiamano così perché derivano il loro valore da variabili esterne. Sono operazioni che di solito si costruiscono su un debito. Sul debito si pagano gli interessi che possono aumentare a seconda di come vanno i mercati. E allora la banca di solito ti propone un'assicurazione prospettata così, nessuno dice di no. E infatti li hanno piazzati un po' a tutti, dalla grande regione al piccolo comune di montagna, dal policlinico al salumificio, all'istituto delle suore. Solo che questa assicurazione, invece di tutelarti dai rischi, spesso te ne rifila degli altri. E tu non lo capisci perché sono contratti così complessi che addirittura l'ex ministro delle finanze Siniscalco ha detto: io stesso ho difficoltà a leggerli e a capirli. Allora figuriamoci il funzionario di un piccolo comune o un carrozziere. Tutte queste perdite sono figlie della stessa famiglia, quella dei derivati. Londra è la loro patria. Si fabbricano qui i prodotti più sofisticati destinati al fragile mercato italiano. Nelle banche di investimento della City lavorano giovani banchieri dai 25 ai 40 anni che escono dai migliori programmi di finanza statunitensi e a quelli che riescono a chiudere uno swap con un ente locale italiano, le banche assegnano dei premi di centinaia di migliaia di sterline. Qui a Londra quello che si legge, quello che si sente è che gli enti locali italiani sono stati un mercato ricchissimo fino adesso per le banche di investimento. Sta al cliente essere informato o... Riassumendo, i derivati non sono né buoni né cattivi, ce n'è per tutti i gusti. Quelli semplici assicurano contro il rischio di rialzo dei tassi. Quelli strutturati in versione speculativa, cioè quelli che abbiamo visto fino adesso, trasferiscono invece il rischio sul cliente ignaro, generando giganteschi e rapidi profitti per le banche. La BCE intrattiene infatti un dialogo continuo con le banche centrali e altre istituzioni finanziarie di tutto il mondo, per poter contribuire insieme a queste al buon funzionamento dell'economia mondiale. La BCE partecipa anche alle attività di molti altri consessi internazionali. Ad esempio, il suo presidente prende parte alle riunioni dei ministri economici e finanziari e dei governatori delle banche centrali dei paesi del G7, G10 e G20. Rappresentante permanente della BCE a Washington partecipa alle riunioni del Consiglio d'amministrazione del Fondo Monetario, quando il dibattito verte sull'economia mondiale oppure sugli sviluppi nei singoli paesi dell'area dell'euro. La BCE intrattiene rapporti con molte istituzioni finanziarie internazionali, come la Banca dei Regolamenti Internazionali, l'OCSE e il Fondo Monetario Internazionale. Io non ho più nulla di mio. Io non posso avere una casa, non posso avere un lavoro e tutti i sacrifici che ho fatto li ho fatti per investirli nella mia azienda, nell'azienda mia e di mio fratello.
e vedere tutti i sogni crollati, distrutti, da un estraneo che è entrato e ti ha portato via tutto quello che tu hai realizzato, no? Che in questo caso chi è? L'Unicredit, l'Unicredit Bank. Chi è responsabile della stretta creditizia mondiale? Gli avidi banchieri, i furbi agenti immobiliari, la Federal Reserve o tutti quanti insieme? Di chi è la colpa? Cercare un capro espiatorio non è di alcuna utilità. È l'intero sistema che va rivisto completamente.